Cari amici di Inglourious Low Bastard, oggi parliamo dell'inflazione nel settore alimentare, cioè quella che i giornalisti definiscono l'inflazione del carrello della spesa. Vedete già sul vostro schermo un nostro amico Andrea Meneghini, che abbiamo avuto ospite già alcune volte. Ed è un esperto di grande distribuzione, direttore di GDO News. L'occasione per questa puntata è il protocollo d'intesa che il ministro Urso, detto ministro Urs, ha firmato con alcuni soggetti coinvolti nella filiera dell'alimentare, sostanzialmente poi della distribuzione. Sostanzialmente, riassumo in modo abbastanza semplificato, è un protocollo tra grande distribuzione e commercianti, organizzazioni di rappresentanza dei commercianti, affinché nel trimestre, tenetevi forte, ottobre-dicembre, i beni di prima necessità, quindi un paniere di beni definito nel protocollo, verranno calmierati, nel senso che i prezzi non dovrebbero aumentare, o se aumentano, aumenteranno solo di poco. Il protocollo d'intesa è volontario. Quindi non c'è una vera e propria coercizione, è un impegno più o meno formale a che i firmatari si adeguino a questi principi. Allora, io comincio con una domanda. Ma se voi foste un dettagliante, un gestore di supermercati, un manager della grande distribuzione, e mi viene detto, guarda che da ottobre i prezzi non possono aumentare, facciamo finta che c'è proprio un controllo stretto. Quale sarebbe la vostra reazione? Io non lo so quale sarebbe la vostra reazione, ma molto probabilmente la reazione dei più sarebbe quella di aumentare i prezzi prima di ottobre, in modo che poi per quei 3 mesi sia a posto e si ottempera al protocollo d'intesa. Oppure, visto che i beni sottoposti a calmieramento, si può dire così, sono un sottoinsieme dei beni venduti nel supermercato, beh, allora uno dice, vabbè, questi qui li tengo a prezzi più bassi, il resto però continuo ad aumentarli, il resto dei beni continuo ad aumentare i prezzi come mi pare e piace. Oppure faccio finta che su alcuni beni non ho abbastanza disponibilità, spariscono dagli scaffali, eccetera, eccetera. In altre parole, senza farla troppo lunga, vi sono mille modi per adempiere formalmente a questo protocollo d'intesa e fare esattamente come prima. Lo dico perché è un esempio di quello che Manzoni descriveva nel capitolo sull'assalto ai forni. I controlli sui prezzi non funzionano. Non hanno funzionato in Unione Sovietica, figurarsi se possono funzionare in un paese a economia di mercato. Ricordo per chi non ha gli stessi anni sulle spalle miei di Alberto che in Italia ci fu un blocco dei prezzi nel 73, addirittura ci fu un blocco di prezzi e salari in America. No, nello stesso periodo, sotto la presidenza Nixon, che era un conservatore, e ovviamente non funzionarono neanche allora.
Chiediamo dunque ad Andrea Meneghini di farci una breve panoramica di che cosa è successo nella grande distribuzione, nel settore alimentare, nel commercio a dettaglio, come diciamo così, corollario, dalla fine della pandemia ad oggi. Perché sono aumentati i prezzi? Ciao Fabio, ciao Alberto e ciao a tutti i vostri followers che sono sempre più numerosi. Allora, la risposta è composita e parto dalla fine per poi fare un minimo excursus. Quello che tu paventi, intanto giusto, no, non può funzionare in un'economia libera il blocco dei prezzi. Questo è un concetto lapalissiano per chi conosce l'economia. Ma infatti questo accordo è un accordo che dura 3 mesi. Ora, in 3 mesi, su un paniere determinato, qualche cosa si potrebbe realizzare. Perché dico questo? Perché la grande distribuzione ha tutta la volontà a... Io vi chiedo scusa, qualcuno sta facendo i lavori qua vicino, spero che non entrino in audio. Comunque cerco di... No, non entrano in audio, però se parli più forte è meglio, perché Ok, molto sento che il spesso tuo audio non è lamentano, forte. capito? Lo stereo non è a Ok, va livello bene. di ghetto blaster, capito? Allora, va bene. Diciamo questo, che la grande distribuzione, a mio parere, ha tutta la convenienza a sottoscrivere un accordo con il governo. Perché? Perché si sente da sempre orfano di rappresentanza in Parlamento e nelle stanze dove si decide. Questo è un momento per la grande distribuzione storico per questa ragione, perché da sempre si è sempre pensato a un'entità economica rilevante, perché il fatturato supera i 110 miliardi di euro, che era in balia delle onde in qualsiasi provvedimento toccasse il mondo dell'alimentare e della distribuzione alimentare. Quindi sicuramente la distribuzione vorrà arrivare a un accordo con il governo, lo farà per un periodo limitato e su un paniere limitato. Questa è la mia, da quello che ho letto. Faccio un esempio: i prodotti a marchio, ok? Quindi i prodotti a marchio delle aziende rimarranno con prezzi bloccati 3 mesi e porteranno questa conquista come un sacrificio straordinario compiuto dalla grande distribuzione per il bene del paese, delle classi meno abbienti, delle famiglie meno abbienti, eccetera, 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 eccetera. E dal punto di vista della grande distribuzione, questo, a mio parere, è comunque un successo. Vale poi la pena ricordare, per chi conosce il mestiere, che da molto tempo Conad applica uno slogan: prezzi bassi e fissi. Il COP si chiama in un'altra maniera, Selex in un'altra maniera, ma quello è. I prezzi sono bloccati sui prodotti a marchio da molto tempo. È vero che vengono mossi al battere delle tensioni inflattive, perché questo è successo e succederà, ma per 3 mesi questo si può bloccare. Io mi immagino una catena che ha un minimo di energia e di forza contrattuale, non fa fatica a dire: ti rinnovo, ti muovo il listino dal 1° di gennaio. Lo vedo normale. Ora, per rispondere alla tua domanda. Quindi scusami Andrea, Sì. per chiarire a chi non coglie certe sfumature, si possono benissimo bloccare i prezzi per 3 mesi, magari scaricando l'onere sui fornitori, poi arriva gennaio e adegui i prezzi come avresti fatto in assenza del protocollo d'intesa. Chiusa parentesi. Esatto, proprio così. Non ho visto i discount nella filiera delle aziende coinvolte, ok? Perché c'era Feder Distribuzione, Coop e Conad, ma per una semplice ragione, che il discounter non si può permettere di mantenere per qualche mese i prezzi bloccati. Per una semplice ragione, che la marginalità di tutta la filiera è molto corta. Tutti, dal produttore e trasformatore alimentare fino al distributore, tutti lavorano con margini minimi. È
E quindi in quel caso vedrei difficile, nell'eventualità che ci siano forti contraccolpi in qualche categoria, poterla sedare anche per 3 mesi. Faccio l'esempio del grano duro. Allora, il grano duro è in una fase fortemente incrementale, ok? Completamente indipendente dalle casistiche legate al Covid, legate all'energia, perché in questo caso è vero che sono energivore le aziende di trasformazione di pasta e quindi di grano duro, ma in questo momento come dire, il peso della materia prima, quindi il grano duro, nella trasformazione è circa il 75%, quindi vuol dire che se incrementa la materia prima c'è poco da fare, bisogna incrementare i prezzi. Questo è un momento di crisi per il grano duro, sia per la produzione italiana, sia per il maggiore importatore che è il Canada. Questi due paesi stanno soffrendo, è aumentato. Esportatore. Esportatore, l'Italia è il paese del cui principale importatore è il Canada, perdonami, per cui queste due fonti di approvvigionamento sono in crisi all'unisono, è inevitabile che il prezzo del grano stia salendo. In verità poi ci sono anche altre casistiche, ma non è questa la causa. Però cosa voglio arrivare? E l'Ucraina c'è anche il problema della guerra, quindi del blocco dei porti, insomma, quello che si Su legge sui questo, Fabio, su questo bisogna fare una distinzione. L'Ucraina è esportatore di grano tenero, giornali. okay? Che serve per i biscotti, i cracker, i prodotti da forno, diciamo così. Okay? È vero che esiste un legame tra quotazione del grano tenero e quotazione del grano duro, cioè il primo non può superare nel prezzo il secondo. L'anno scorso questo stava per succedere quando è scoppiata la guerra, tant'è vero che l'incremento del prezzo del grano duro era in parte determinato dall'incremento del grano tenero per le conseguenze della guerra. Okay. In questo preciso momento che c'è la crisi tra Turchia, Russia e Ucraina in questo fronte, il differenziale sono 100 euro alla borsa di Bologna, per cui il tenero non si pensa possa influire il grano duro, ma il grano duro non c'è. Ma questo è un esempio, ma facciamo l'esempio del caffè, dove anche lì sono stati anni di estrema crisi per la produzione di caffè, ma non solo per la crisi energetica o per la crisi logistica post-Covid, perché il cambiamento climatico sta provocando cambiamenti di produzione. I maggiori importatori di caffè, soprattutto di caffè arabica, sono in Centro Africa e Sud America. Il Brasile è il principale esportatore. Il Brasile ha avuto una crisi pazzesca di produzione, si è dimezzata la produzione. Chiaro che caffè. Allora io mi domando, di fronte ad eventi come questi, come può l'industria di produzione essere interessata in un accordo alla quale non può partecipare? Quello che io sto dicendo e scrivendo da giorni è: l'accordo antinflazione per un periodo limitato tra distribuzione e governo ci può stare. Se poi il governo ci mette anche dei denari, a mio parere forse non è necessario. Ma se ce le mettesse come ce l'ha messa nella benzina, e magari li risparmiarsi da qualche altra parte dove sono un po' più buttati, magari solo per le classi meno abbienti, stiamo attenti. Magari non è giusto che qualcuno che può paghi in maniera, come dire, coi soldi dello Stato degli sconti o dei benefici che può sopportare con le proprie tasche. Però diciamo che provvedimenti governativi mirati col cesello, eccetera, potrebbero anche essere fatti con la distribuzione. L'industria non può essere chiamata in causa. È un controsenso, perché la filiera non finisce dal trasformatore, va molto più in là. Ma infatti l'industria non ha partecipato all'accordo, non firma. Ha detto, ma Può farlo. non lo posso fare. Cioè, è come se tu mi imponi di andare in perdita. No, Non lo fa. quello che mi sorprende è che poi li facciano passare come i cattivi, quelli che ci guadagnano, ecco dove sono, chi Gli vuol spettatori, guadagnarci. eccetera. Esatto. Allora, questo secondo me bisogna fare un po' di chiarezza, Fabio. Qui bisogna dire, guardate che non è così. Ora, Centromarca, che è l'ente che raggruppa i produttori delle marche industriali, il cui presidente è Francesco Mutti, quello dei pomodori, no? Per capire delle passate,
Lui diceva, perché lo coinvolge nel suo mercato, per esempio il prezzo del vetro, diceva Mutti, è incrementato del 100% in 2 anni. Ha ragione. Abbiamo fatto uno speciale sulle conserve qualche mese fa e questo era emerso. Quindi lui parla del suo problema, ma ogni categoria ha il suo. E non puoi coinvolgere tutta la fede. Cosa andiamo fino in Canada a metterci d'accordo sul blocco dei prezzi? Capisci? È una cosa che non ha senso. Ma questo, allora, pensar male si fa peccato, ma ci sa sì. Questo protocollo d'intesa nasce da una considerazione, oserei dire, ovvia. Ovvia a chiunque è in grado di guardare. Noi di Alberto abbiamo detto da prima di gennaio che questa inflazione si stava attenuando e che il tasso di inflazione sarebbe sceso. Lo abbiamo ripetuto in modo, come dire, più chiaro nelle nostre previsioni fatte a gennaio 2023 e questo si sta realizzando. Perché? Perché basta saper guardare i numeri e fare due ragionamenti non particolarmente sofisticati. Poi, che non li sappiano fare quelli che magari hanno spazio sui giornali o quelli che raccontano balle in televisione o quelli che fanno finta di avere dei centri studi pieni di geni dell'economia, questo è un altro discorso. Ma comunque a ottobre probabilmente l'inflazione arriverà abbastanza vicino al target del 2%, l'inflazione headline, Sì, no? Su tutti, calcolata su tutti i beni, inclusi gli alimentari e gli energetici. Quindi, se non ci sono altri grossi scossoni, probabilmente nel trimestre ottobre-dicembre il tasso di inflazione sarà fortemente ridotto. E allora, questo protocollo d'intesa serve come specchietto per le allodole per dire: avete visto, il governo ha preso dei provvedimenti drastici, ha colpito gli speculatori e l'inflazione è stata conquistata. Abbiamo spezzato le reni all'inflazione. Questo sarà il tono con cui a dicembre, no, si faranno i conti sull'inflazione per tutto il 2023 o sui passati 12 mesi, e questo sarà il tono retorico per alimentare la propaganda. Fabio, scusami, ti faccio solo una precisazione. Sull'inflazione alimentare io non credo che si abbasserà entro i termini che tu hai indicato per una serie di ragioni, ma ti No, ma dico, infatti questo lo so, ma siccome certo. l'inflazione, capito, il tasso di inflazione, quello che si legge Certo, quello ufficiale, certo. ufficiale, viene riportato dai No, ma ti giornali voglio e raccontare, ti faccio questa precisazione perché ti sì, infatti, racconto un infatti è importante. aneddoto. Se per caso si avverasse quello che tu hai appena spiegato anche sull'alimentare, sarebbe un disastro per la grande distribuzione. E adesso ti spiego perché. La grande distribuzione nelle segrete stanze è terrorizzata dal fatto che l'inflazione alimentare possa calare. Parlo della grande distribuzione, chi distribuisce, non il produttore. Perché? Andrea, ma Perché tu sì. un attimo per precisare, tu parli dell'inflazione, cioè dell'ulteriore aumento di prezzi, o parli del livello dei prezzi? No, dell'ulteriore aumento dei prezzi. Dell'ulteriore. Hanno bisogno. Perché? Perché i volumi calano, calano fortemente. Allora, cos'è successo? E questo è qualcosa che è passato sotto traccia, non per gli addetti ai lavori, ma ovviamente perché ho detto ai lavori, e invece va raccontato. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, eravamo intanto già dentro l'inflazione. Primo concetto, eh? C'eravamo già da diverso tempo e non solo, eravamo dentro l'inflazione e questa veniva, tra virgolette, negata dalla grande distribuzione perché per più di 25 anni concordava incrementi di listino alla peggio al 2%. Questi si vede arrivare un 3% ogni 2 mesi e già no, ferma, io non ti aumento nulla.
E così si andò avanti, diciamo, dalla fine dell'estate del 21 fino allo scoppio della guerra, diciamo un mese, un paio di mesi dopo lo scoppio della guerra. Una guerra senza quartiere che è durata diversi mesi. Peraltro, all'interno di questo periodo dove ci fu caos, perché i soggetti più forti hanno mantenuto i prezzi bassi, i soggetti più deboli non erano in grado di contrattare con l'industria che lamentava incrementi e quindi cominciavano a concedere incrementi di listino. Dopo 30 anni, Fabio, dopo 30 anni, questo significa che una generazione e mezzo di manager non sapeva cosa fare. Questo significa. In questo frangente succede una cosa molto curiosa. A novembre, intorno all'autunno del 2021, S. Lunga parte con una campagna promozionale violentissima. Cioè, nel momento in cui tutti tiravano i remi in barca, S. Lunga parte con delle promozioni sconto 50 e tutti a dire, caspita, in un momento così, questo rilancia sul tavolo da poker in questa maniera, vuol dire che ha non muscoli, è un gigante. Salvo poi sapere, nella semestrale del 2022 di S. Lunga, che i conti di S. Lunga erano tra i peggiori della loro storia. Per fortuna è un'azienda estremamente solida, però è stato un errore. Oggi forse si può anche forse dire. Ora, non cambia le sorti di S. Lunga che poi hanno corretto il tiro, però è indicativo di un periodo particolare dove la distribuzione si è trovata assolutamente disorganizzata e poca conoscenza dell'argomento e sono caduti nel dubbio del che cosa faccio quando il fornitore viene tutti i giorni a bussarmi alla porta, prima della guerra in Ucraina. Poi cosa succede? La guerra in Ucraina porta all'esplosione del costo energetico, che tu conosci perfettamente. La grande distribuzione, altrettanto probabilmente con poca esperienza, in una sorta di volemo sebbene siamo tutti vittime dei cattivi che ci fanno incrementare il prezzo del gas e quindi mal comune mezzo gaudio, sì, ti aumento il listino, ti aumento, ti aumento, ti aumento. E i listini, noi seguiamo con Circana, XIRI, Nielsen, gli andamenti delle vendite a volumi, a valore, inflattivi, prodotto a marchio, prodotti a marchio, tutti i mesi. Da quel momento in avanti l'inflazione alimentare esplosa. In quel periodo la Germania e la Spagna avevano un'inflazione intorno al 15% alimentare, noi eravamo intorno all'8-9%, la Francia 6-7%. Noi siamo passati dall'8-9 al 15 in un battibaleno, in un battibaleno. Il discount ci ha messo molto meno per le ragioni che ho spiegato prima, quindi crisi dei margini di tutta la filiera, ma ci siamo arrivati tutti lì. A quel punto cosa succede? Incremento a doppia cifra dei prezzi, incremento del fatturato ovviamente, no? Perché incrementano i prezzi, decremento dei volumi di vendita. Eccoci qua. Nei primi 6 mesi dell'anno il decremento dei volumi di vendita dei discount è stato del meno 6%, che per i non addetti ai lavori non è un valore da dire oddio, devo licenziare delle persone, ma è un valore preoccupante. È un valore preoccupante. Il valore invece della distribuzione alimentare che ha aumentato dopo i prezzi, per le ragioni che ho già spiegato, era intorno al 15 l'inflazione, ma i volumi intorno al 3, con un tendenziale però a crescere. Ok? Allora cosa dico? E torno al punto iniziale. Se l'inflazione si dovesse arrestare, sarebbe un problema enorme per la grande distribuzione, perché si ritroverebbe con volumi in decremento, un decremento a crescere, ma oggi sono salvi per il valore, quindi per gli incrementi dei fatturati determinati dall'inflazione. Aggiungo, non ho, ora ecco qui una cosa, noi di GDO News faremo l'ultimo trimestre, quadrimestre a raccontare i bilanci del 2022 di tutti, dall'industria alla distribuzione. Questo perché un mese fa, Fabio, il 20% delle aziende retail avevano depositato i bilanci e il 12% dell'industria. Questa è un'altra roba che è italianissima, insopportabile veramente. Per cui uno deve conoscere le sorti. Immagino io uno che deve fare dell'analisi su potenziali fallimenti, che dati può avere di un'azienda 2 anni dopo l'ultima cristallizzazione. Per cui a oggi io non ti so dire
ma il sentimento mio è che la distribuzione ha più o meno mantenuto i suoi margini, ma sta incrementando il fatturato. Però un ulteriore aumento dell'inflazione o comunque una prosecuzione con questi tassi di crescita dei prezzi si scontra poi con la disponibilità dei bilanci delle famiglie. È ovvio che se uno vede i prezzi aumentare del 20%, magari inizia con ridurre gli sprechi, compra la pasta, diciamo, col bilancino. E il prosciutto lo sostituisce col prosciutto cotto e così via. Poi, se continua il trend, incontra difficoltà proprio a far fronte col borsellino Ma Fabio, quello che dici è al vero, ma sai, addirittura un analista ha fatto un'affermazione alla quale io non avevo pensato, ma che probabilmente ha veramente una buona base per dirlo, ovvero l'inflazione dei discount superiore a quella dei supermercati è probabilmente perché una fascia di consumatori storicamente meno abbienti oggi si trova maggiormente più in difficoltà rispetto al resto e sono proprio i frequentatori storicamente dei discount perché meno abbienti e quelli probabilmente fanno rinunce ancora superiori. Io non dico che è tutto da lì il decremento dei volumi, però è possibile questa lettura perché esistono, come dire, scaglionamenti, clusterizzazioni di consumatori e queste vanno considerate. Alberto, volevo sentire un po' da te, tu che Ma giri. mi sembrano un po' delle ovvietà. Sì, ma queste sono ovvietà che purtroppo molta gente non coglie, o comunque ha una percezione nebulosa di come funzionano poi le complessità di una filiera che, boh, nell'alimentare parte dal contadino. Se vogliamo, dall'azienda agricola e finisce sulle nostre tavole. Non E so ogni... cosa devo concludere, capito? Cosa devo concludere? No, ma quello che ti volevo chiedere io è se tu che giri, cioè tu che sei stato in America, adesso sei in Asia, se questo fenomeno viene percepito, insomma, ha lo stesso tipo di impatto anche fuori dall'Italia e che cosa poi provoca a livello sia politico sia economico. Cioè in America questa l'inflazione viene percepita quando si scarica sui prezzi della benzina, cioè per l'americano il vero elemento che fa scattare l'indignazione o la preoccupazione, chiamiamola come volete, è quando la benzina raggiunge, non lo so, i 3, i 4, i 5 dollari al gallone. Non lo so, in Cina magari sarà quando il prezzo del riso supera una certa No, il soglia. prezzo del maiale. Il maiale, esatto. Quindi, in questi paesi c'è stata una fiammata inflazionistica percepita in modo così devastante No, come in terribile, terribile, ne parlano tutti. Qui a Singapore i prezzi sono aumentati in modo molto importante. Ma non so che cosa doverti dire in rapporto a quello che hai detto, capito? Italia. No, ma volevo semplicemente sapere appunto se questo tema è un tema universale, perché poi sai, i prezzi No, delle... beh, ma scherzi, io ne parlo con gli autisti quando mi vengono a prendere in macchina, no? Ne parlo soprattutto, uno dei primi argomenti, come va l'economia, come va la politica, come va l'inflazione, ne parlo soprattutto con gli autisti, ed è un tema molto sentito, scherzi. Ti posso dire cosa compri con 10 dollari di Singapore tutte le volte che vengo, tutte le volte che parto. Che cosa compri con 10 dollari di Singapore? Che ne so, 10 dollari di Singapore compri
Qua abbastanza per vivere un giorno. Digital in Singapore ti consento di vivere. Giorno. Scusa, ma ovviamente facendo la spesa per cucinare a casa. Sì, c'è stato un passaggio dai 5 ai 10 molto rapido. Quindi un raddoppio praticamente del Sì, no, ma il tema dell'inflazione è molto sentito, certo, ma ci sono molto gestito, ma non io faccio fatica, cioè, ascolto quello che dite, aspetto un breakthrough intellettuale, ma non lo trovo, capito? No, no, hai ragione Alberto, ma mi fa piacere ascoltarlo perché invece nel mondo della distribuzione c'è un acceso dibattito su cose ovvie ed è lì per me la perplessità, perché hai ragione tu, a me sembra tutto estremamente semplice e invece c'è un dibattito acceso e l'industria non partecipa e questo di qua e se succede questo. L'industria sa affrontare meglio della distribuzione, soprattutto le multinazionali, molti temi. E nel Financial Times a marzo è uscito un articolo, due o tre ne sono usciti, dove raccontavano di straordinari introiti in termini di EBITDA delle grandi multinazionali dell'alimentare, no? Parla Nestlé. un po' più forte, Andrea, metti. Ecco, no, dicevo, non so se avete sentito, il Financial Times nella primavera, a marzo-aprile, ha cominciato a pubblicare bilanci delle grandi multinazionali dove si registravano grandi introiti, no? E allora tutti a dargli addosso, ecco dove sta, chi ci guadagna. Allora, L'inflazione l'industria, è stata definita. esatto, l'industria, soprattutto le multinazionali, che quindi popolano il mondo con i loro prodotti, sanno benissimo come affrontare l'inflazione, ma nella maniera più banale possibile. L'hai detto tu in apertura, Fabio: se il 1º ottobre c'è questa conseguenza, io il 30 settembre ti aumento i prezzi. No? È lapalissiano. Non è gridare al lupo, la distribuzione non sapeva come agire e come reagire di fronte a questi fenomeni. Semplicemente esiste un contrasto di negoziazione con l'industria senza precedenti, con accuse reciproche, dove, secondo me, di accuse più che chiarirsi sul quantum, non bisogna accusarsi. Cioè, chi ha forza per mostrare energia negoziale lo faccia, chi non ce l'ha soccomba, semplicemente. Non No. stiamo a dire lui ruba, lui ci ha guadagnato, adesso vedremo il bilancio. Ognuno fa una partita sulla base delle necessità che ha la sua azienda. È molto semplice. Ha ragione Alberto, è scontata sta roba. Oh, ma c'è un'ultima domanda, prima di chiudere. La grande distribuzione ha margini per migliorare l'efficienza? Perché è, oddio, alcuni supermercati sono abbastanza efficienti. Poi, man mano che si scende, questa efficienza cala. Per cui la domanda è: saranno capaci di organizzarsi meglio per ridurre i costi, oppure ci sarà un fenomeno di chiusura di esercizi più piccoli e quindi di trasferimento delle quote di mercato dal dettaglio, insomma, dal negozietto di prossimità al supermercato? Secondo me non siamo ancora in questo. Allora, intanto in questo momento la grande distribuzione sta vivendo un periodo d'oro perché sta fatturando di più indicativamente con gli stessi margini, ok? Quindi questo è un ottimo momento anche per le aziende cotte, qualcuna c'è, è un bellissimo momento. Ecco perché ti dicevo a un certo punto qui sono tutti a sperare che l'inflazione continui, ok? Perché se in ogni dove, dovunque ti giri, oh, stiamo facendo più qua, più là, è certo che fai più qua, più là, è l'inflazione che ti spinge, è un vento inflattivo, non sono le maggiori, non sono i maggiori scontrini o il maggiore valore a scontrino unitario, quindi non c'è questo fenomeno. Il problema della distribuzione è un problema dimensionale, cioè sono aziende piccole, padronali, con un management
yes man nella maggior parte dei casi. Poi ci sono aziende efficienti, i discounters soprattutto, ma quando esci da questo panorama e io metto nell'efficienza S lunga e qualche altro, il resto è tiramo a campà, ma un tiramo a campà che dura da moltissimi decenni e ripeto, questo è un bel momento per loro, non è un brutto momento. Va bene Andrea, allora chiudiamo con questa considerazione. Ti ringraziamo per l'esposizione che come sempre è stata molto lucida e molto esaustiva. Chiediamo come sempre a chi ci ha ascoltato finora di iscrivervi al canale. Se non l'avete già fatto, ovviamente, e di mettere un like per aiutarci a essere più visibili all'algoritmo di YouTube. Commentate se vi fa piacere, noi cercheremo di rispondere e per questa puntata vi mandiamo un saluto e un abbraccio e un ringraziamento ad Andrea. Ciao a A voi. tutti. Ciao, ciao Alberto, ciao Fabio.